Allora ragazzi, finisce questo Catania Locri 2-0, risultato importante. Lo stesso Lorenzini a fine partita dichiara che ovviamente scendevano in campo sapendo i risultati degli avversari, sapevano che vincere oggi dava la possibilità al Catania di allungare già dalla seconda in classifica, più 5 dal Locri che ha pareggiato nel pomeriggio con il Trapani, addirittura più 13 dallo stesso Trapani che ha una partita in meno da recuperare, più 8 dalla Vibonese che è un'altra squadra che veniva considerata in astri di partenza una possibile antagonista del Catania. Detto ciò, sappiamo che il Catania fa un campionato a sé, che forse il vero antagonista dello stesso Catania è lo stesso Catania, quindi se noi giochiamo come sappiamo giocare, cercando di ottenere il numero più alto possibile di punti, sarà difficile per l'avversario trovare il nostro ritmo. Oggi era una partita che nascondeva delle insidie, perché probabilmente si aspettava, no? Si ci aspettava un Locri che difendesse questo risultato, magari questo risultato di pareggio, questo 0-0, ma forse nemmeno così tanto, perché se andiamo a vedere quello che era lo schieramento, no, scelto dall'inizio da mister Ferraro, la scelta di schierare non un attaccante di peso come magari sarà o Jefferson, ma di mettere un piccolino là davanti, un falso 9 come De Luca, magari ci fa capire di come lo stesso mister Ferraro possibilmente si aspettasse un Locri sì difensivo ma non troppo, perché poi se vedi già nei primissimi minuti come era messo in campo il Locri, ovviamente uno schieramento tattico con un piccolino là davanti diventa un po' tutto più complicato, perché ovviamente soprattutto nel primo tempo non c'era spazio, non si poteva sfondare centralmente, si andava sempre sulle fasce perché ovviamente il Locri era schierato tutto negli ultimi 30 metri, c'era tanta densità lì in mezzo, e quando affronti queste partite che diventano poi complicate se non le sblocchi il prima possibile, fai davvero fatica. L'unico modo di attaccare è quello di andare ripetutamente sulle fasce, e nel primo tempo l'abbiamo fatto soprattutto a destra con Sarno e Rabisarda, ma poi ovviamente lì devi sterzare, devi magari cercare la sovrapposizione del compagno e mettere pallone in mezzo, però se ti ritrovi a giocare con un attaccante che è alto 1,70 m, 1,74 m come De Luca, ovviamente vado così a intuito, non penso superi 1,80 m De Luca, fai davvero tanta fatica, perché gli avversari, soprattutto in questo caso il Locri, che aveva un difensore centrale come Mbaye strutturato dal punto di vista fisico era una vera e propria bestia, la partita diventa complicata. Ed ecco che nel secondo tempo mi aspettavo forse già dall'inizio l'eventuale passaggio a un modulo con i due punti, con le due punte, con i due arieti, perché l'unico modo oggi di impensierire 11 contro 11 Locri era questo, di vincere un eventuale duello aereo, e per vincere un duello aereo lo devi fare con le due punte. Invece il mister all'inizio dei secondi 45 minuti di gioco mette solo Sarau, si riserva Jefferson poi per un quarto d'ora dopo per il 60esimo, e vediamo che poi con un pizzico tra virgolette di fortuna, ovviamente è una partita vinta in maniera meritata, ma ripeto, ne ho viste nel calcio tantissime di queste partite dove c'è un avversario che scende in campo con la sola intenzione, con la sola idea e intenzione di pareggiare e portare a casa lo 0-0, e un'altra che magari prova a giocare l'intera partita, e ho visto tante di queste partite magari finire in pareggio o addirittura poi con una vittoria esterna della squadra che poi sfrutta l'unico contropiede della partita. Quindi poi non è scontato, perché lo meriti, che poi lo riesci a ottenere questo risultato. Oggi un piccolo episodio ci ha girato a favore, questo autogol di Dodaro, che però è innescato da, tra virgolette, da Sarau, perché lo stesso Dodaro va subito a ripiegare, no, sul cross di Rapisarda per cercare di coprire e anticipare Sarau, lo fa in una maniera un po' scellerata e manda questo pallone in buca sul secondo palo. Quindi un episodio che ci aiuta, ci gira a nostro favore, ci dà la possibilità di sbloccare questa partita, e poi ci rendiamo conto di come una volta aver sbloccato questa partita, la partita sia cambiata, perché loro sono calati dal punto di vista psicologico, perché sanno che non hanno la possibilità di andare a pareggiare questa partita, a meno che non lo facciano magari in un'azione sporca, in un calcio d'angolo, su una ripartenza, e quindi loro sono un po' calati. Noi ovviamente eravamo passati a un modulo prettamente offensivo con addirittura quattro punte, i due arieti Jefferson e Sarau, Sarno a destra e Giovinco, che poi era passato sulla sinistra a posto di De Luca, che era stato sostituito. E quindi quando hai anche tanta abbondanza lì davanti, quando comincia ad alzare il baricentro, quando loro si abbassano e quando comincia a mettere cross uno dopo l'altro ogni 30 secondi per la stessa squadra che difende, in questo caso il Locri, diventa difficile tenere tutti i 90 minuti. Lo stavano facendo, un episodio gli ha girato contro e ci ha aiutato, diciamo, a sbloccare questa partita. Il Catania poi, quando sblocca questa partita, è un altro Catania, sente meno la pressione, no, di dover sbloccare questo risultato, gioca meglio, gioca in maniera più sciolta, va vicino
al 2-0 varie volte, forse con un po' più di lucidità anche nell'ultimo passaggio l'avremmo trovato questo 2-0 anche prima, perché c'è un'azione dove Jefferson può mandare in porta Giovinco, ma sbaglia, no, a dosare questo pallone, glielo serve troppo, appunto troppo lungo. Nonostante tutto il Catania trova questo 2-0, quindi nota positivissima di oggi è che a trovare questo 2-0 sia stato Giovinco. Sono estremamente felice che Giovinco abbia trovato il gol, perché è un ragazzo che ha sposato il progetto del Catania, che aveva tante offerte da categorie superiori in Serie C, perché un giocatore come Giovinco squadra in Serie C lo trova in due secondi, ha sposato il progetto del Catania, non stava trovando minutaggio, mai una parola fuori posto da parte dello stesso giocatore. Finalmente è entrato in campo il secondo tempo e non solo trova minutaggio, non solo trova un gol, ma lo fa in una maniera spettacolare, un'azione che è bellissima. C'è Sarao che difende un pallone, di tacco lo scarica a sorpresa per Rapisarda, che si sovrappone sempre, dà la possibilità di scarico, no, del pallone a ogni compagno, mette questo pallone in mezzo, Jefferson prova l'Eurogol di tacco e a questo punto allunga un po' la palla per Giovinco, che insegue questo pallone, lo stoppa col sinistro e poi là fa una giocata da giocatore di categoria superiore, da un vero e proprio una sorta di lob, una carezza al pallone e la manda praticamente sul secondo palo. Questo è un euro gol, quindi contento che sia stato Giovinco a trovare questo gol e che lo abbia fatto nel migliore dei modi. Detto questo, oggi ci sono tanti giocatori che hanno giocato in maniera egregia, lo stesso Rizzo che è partito molto molto bene nel primo tempo, lo stesso Rapisarda che dove lo metti, a destra o a sinistra, fa sempre estremamente bene. Benissimo anche Sarau quando è entrato, ha difeso i palloni, ha influito, no, il gol dell'1-0, perché Dodoro per anticipare lui si fa l'autogol, successivamente anche un altro colpo di tacco bello che fa ripartire un'altra azione, lo stesso Jefferson comunque dinamico, ruba una palla allo stesso Mbaye scivolata dove poi possibilmente c'era un contatto da calcio di rigore, quindi anche lui è nel mezzo dell'azione del 2-0, quindi bene soprattutto chi è entrato nel secondo tempo. Ripeto, il primo tempo è stato difficile un po' per tutti perché la partita era bloccata, è difficile giocare contro una squadra che è entrata in campo con la unica intenzione di portare a casa lo 0-0, non ci pensavano minimamente a superare la metà campo, lo hanno fatto credo solo nel secondo tempo con un tiro addirittura al 94esimo che esce fuori. Quindi tante le note positive di oggi, lo stesso Sarno che oggi ha giocato una partita eccezionale, è stato un vero e proprio mal di testa per la difesa diciamo avversaria, boccia anche bene quando è entrato nella ripresa, ha toccato pochi palloni ma ha dato sempre la sovrapposizione e lo scarico a Sarno che alcune volte lo ha ignorato per cercare di accentrarsi sempre sul mancino e mettere questi palloni in mezzo. Quindi direi che oggi siamo riusciti a sbloccare una partita che si era complicato tanto, ripeto, punteggio pieno, 7 vittorie su 7, 21 punti, meglio di così a mio avviso non potevamo andare. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa partita, iscrivetevi al canale e sempre forza Catania, ciao!